Il botulino non c'entra. Gerardina non è morta per un'intossicazione in pizzeria. La prima conferma investigativa è emersa nel misterioso caso di Gerardina Corsano, la donna di 45 anni deceduta in circostanze sospette la sera del 31 ottobre scorso. La tragica vicenda ha avuto luogo dopo una cena in pizzeria con suo marito, Angelo Meninno, imprenditore agricolo, ad Ariano Irpino, Avellino. Entrambi si sono sentiti male dopo aver mangiato al ristorante Oasi il 28 ottobre, 3 giorni prima del decesso di Gerardina. Nonostante i ripetuti ricoveri al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane, i medici non sono riusciti a individuare le cause di quei gravi malesseri. Gerardina ha purtroppo perso la vita dopo atroci dolori, mentre Meninno è stato ricoverato per precauzione e tenuto sotto osservazione presso l'ospedale Cotugno di Napoli. Dopo una serie di accertamenti, è stato dimesso ed è tornato a casa. L'uomo è stato il primo a fornire agli investigatori quegli elementi che fin dall'inizio hanno orientato le indagini verso un'eventuale intossicazione alimentare. Il punto focale delle indagini si è concentrato sull'olio al peperoncino che entrambi avevano aggiunto sulla pizza. Si sospettava che proprio quel flacone di olio potesse essere la causa. L'ipotesi inquietante era che il condimento avesse intossicato sia la moglie che il marito. Tuttavia, le analisi scientifiche non hanno rilevato tracce di botulino nel cibo, né è emerso nulla di correlato seguendo gli esami condotti su Meninno e sul corpo della moglie. Quindi, nella complessa situazione, arriva la conferma ufficiale: il botulino non è stato responsabile della morte di Gerardina. Allora, cosa è stato? Una nuova pista getta luce sulle ultime ore di vita della donna e sulla versione non completamente esaustiva fornita dal marito. Essendo un imprenditore agricolo, l'uomo ha a che fare con una vasta gamma di prodotti, dalle inoffensive sementi a sostanze estremamente nocive come pesticidi, diserbanti e fertilizzanti chimici. Al centro dell'accusa si individua un pesticida che sarebbe stato individuato all'interno dell'azienda di famiglia e con cui Gerardina potrebbe essere venuta a contatto. La procura di Benevento, rappresentata dal PM Maria Amalia Apitani, attende con ansia i risultati delle analisi tossicologiche condotte sui tessuti e sui campioni biologici prelevati durante l'autopsia. Questi esami sono stati affidati all'Istituto Superiore di Sanità, il quale dovrà confermare la presenza del pesticida e chiarire se la donna di 45 anni sia stata avvelenata. Queste indagini scientifiche si affiancano a una serie di approfondimenti investigativi volti a districare questa complicata situazione. Ci sono elementi come il resoconto del marito, i sintomi che hanno portato al decesso della moglie e le sostanze chimiche utilizzate nell'azienda di famiglia. Tornando al 28 ottobre, giorno in cui entrambi, sposati da 2 anni, hanno accusato malessere dopo un battesimo in cui Gerardina faceva da madrina. Una nipote ha raccontato che durante la cena lo zio, ossia Meninno, avrebbe condito la pizza con olio al peperoncino e, percependo un odore strano, avrebbe chiesto alla moglie di assaggiarla. Dopo il ritorno a casa, i coniugi hanno iniziato a manifestare gravi sintomi, tanto da recarsi più volte al pronto soccorso. Nonostante le dimissioni, sono tornati il giorno successivo a causa del persistere del malessere. Le condizioni di Gerardina, che aveva solo assaggiato la pizza, sono peggiorate rapidamente portandola a un grave episodio nella notte, dal quale non si è più ripresa. Ora che è stata esclusa l'ipotesi del botulino come causa del decesso, gli inquirenti focalizzano l'attenzione sulle ultime ore di vita della donna, concentrate nella casa dove erano presenti solo la vittima e il marito. L'uomo è stato interrogato per chiarire le attività svolte poco prima del malore. È fondamentale comprendere come Gerardina sia entrata in contatto con il pesticida nell'azienda di Angelo, il presunto agente tossico. Se per una tragica casualità, magari a causa di un'involontaria contaminazione o per qualcosa di più sconcertante. In base alle nuove informazioni, gli investigatori, che inizialmente consideravano un'ipotesi accidentale, ora non escludono altre possibilità e mantengono riservatezza sugli approfondimenti necessari per stabilire ruoli e responsabilità.
Attualmente si sta esaminando l'inventario delle sostanze tossiche presenti nell'azienda di famiglia. Una di queste potrebbe essere stata la causa della morte di Gerardina.